Ognuno ha le sue debolezze e Gérard Depardieu non nasconde le sue. In queste ore, l'attore sta facendo parlare di sé per alcune dichiarazioni rilasciate a Sofilm UK e che in poche ore sono state riprese da diversi siti. Il francese ha spiegato di avere un vero e proprio debole per il vino. Inizia a bere prima delle 10 del mattino e arriva a scolarsi 12, 13 o 14 bottiglie al giorno. Non sono mai totalmente sbronzo, giusto un tantino rompicoglioni. Ma mi bastano un pisolino di 10 minuti e un sorso di rosé per sentirmi fresco come una rosa. Quando sono annoiato bevo, e se inizio a bere non posso farlo come una persona normale, ma arrivo a scolarmi 12, 13, 14 bottiglie al giorno, anche se dopo l'intervento e per via del colesterolo e di tutta quella roba lì, so che devo stare attento. Comunque non ho intenzione di morire. Non adesso, almeno, perché ho ancora tanta energia. L'attore, poi, ha tenuto a precisare di non essere un alcolista, perché a differenza degli alcolisti, lui non si nasconde ma parla apertamente del suo amore per gli alcolici. Ma io non sono alcolista. Gli alcolisti si nascondono e si vergognano. Io non lo sono, come vedete racconto tutto. Gérard Depardieu, poi, ha parlato del vino che lui stesso produce. Il vino che produco io non è da collezionare, ma da aprire e bere con gli amici giocando a carte. Quello che mi piace dell'essere sbronzo è l'euforia che mi dà, quel momento in cui ti senti vivo ed entusiasta. Quando però lo sei stato 10, 15, 20 o anche 30 volte, allora cominci a perdere il conto, ma c'è molto altro nella vita che essere ubriachi. Ho sparato a due leoni in Africa e li ho uccisi, in vena di dichiarazioni sopra le righe, il 65enne ha anche dichiarato di aver sparato e ucciso due leoni in Africa. Secondo quanto riporta il Mirror, l'attore avrebbe affermato: ho ucciso due leoni una volta e ho capito perché il leone è il re della giungla. Poi ha raccontato l'accaduto. Immagina di stare guidando, poi il motore si rompe. Esci dalla macchina e sulla tua strada ci sono questi animali. Perciò spari, solo per spaventarli. Loro però non si muovono. Non ero lì per cacciare, ero in Africa per l'Africa. Chi se ne frega.